dei medici chirurghi e odontoiatri di Verona consta di due albi uniti nello stesso ordine, l'albo dei medici e l'albo dei medici odontoiatri. Complessivamente si tratta di 6.200 colleghi, 5.000 medici e 1.200 iscritti all'albo degli odontoiatri. Questa è una soluzione abbastanza recente che è stata introdotta da circa una quindicina d'anni, da quando è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria. La funzione dell'ordine dei medici è di tutelare il decoro della professione e quindi seguire il comportamento dei colleghi, favorire l'aggiornamento culturale, aggiornare l'albo degli iscritti, quindi controllare che chi si iscrive sia in regola per capirci che abbia fatto gli esami, soprattutto quelli provenienti dall'estero, che siano regolarmente laureati e abilitati alla professione, ma soprattutto ha il compito meno noto di tutelare la salute collettiva e quindi è non una lobby, non una casta a difesa della classe medica, ma è al servizio della cittadinanza. L'approvvigionamento dei DPI, dispositivi di protezione individuale, era compito di varie istituzioni a livello governativo, a livello istituzionale, regionale e locale e non era compito dell'Ordine dei Medici. Purtroppo i medici, sia in ospedale, ancor più nel territorio, sono stati lasciati allo sbaraglio e spesso sono andati a visitare a mani nude o dotati di DPI di emergenza che assolutamente non li riparavano dal rischio biologico, dal rischio di contrarre il virus. Questo ha fatto sì che in Italia, unico paese nel mondo, abbiamo contato oltre 155 morti fra i colleghi, veri e propri caduti nel corso della pandemia e un numero considerevole di infermieri morti per lo stesso motivo. La Protezione Civile, attraverso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, ha distribuito ai medici in due occasioni un certo quantitativo di DPI. A Verona ne sono arrivati circa 20.000 un mese fa. 8.000 erano destinati alla distribuzione dei medici e odontoiatri e altri 10.000 erano destinati ad uso non sanitario e l'Ordine dei Medici, d'accordo col presidente della conferenza dei sindaci, li ha destinati a un uso non sanitario, per capirci, le cassiere dei supermercati, i giardinieri, gli operatori ecologici e così via nei vari comuni. Delle due altre tranche di mascherine che la Protezione Civile ci ha fatto arrivare, la prima volta erano 5.000, erano 8.000 mascherine, sono state distribuite ai quattro distretti dell'ULS 9 Scaligera, che li ha fatti pervenire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica. In altri termini, l'ordine si è fatto da tramite tra Roma e l'ULS e li ha donati all'ULS perché li distribuisse. Una piccola quantità li ha mantenuti per distribuirli personalmente nella misura di 20, 20 mascherine a testa. Più recentemente ci sono arrivate un quantitativo di mascherine di 5.000 circa mascherine. 750 le abbiamo destinate alla commissione Albo Odontoiatri e 4.350 ai medici. Ora lei capisce che avere a disposizione 4.350 mascherine per 5.200 medici è un quantitativo risibile, vergognoso e offensivo. Che cosa ho fatto io? D'accordo con il consiglio direttivo, ho deciso, dato un preavviso di una settimana e inviato un avviso alla mailing list e sul sito, di distribuire ai medici 10 mascherine a testa. Ora però, avendo io a disposizione 4.300 mascherine, 10 mascherine a testa, potevo accontentare solamente 430 medici. Sono molto dispiaciuto, sono molto mortificato della coda che hanno fatto i miei colleghi e se capiterà ancora cercherò di trovare una soluzione migliore. Ma lei capisce che avevo a disposizione meno di una mascherina a testa, non potevo portarla a domicilio, non potevo
chiamarli perché se ne venissero a prendere una alla volta, sicché si è venuto a creare questa situazione. Torno però a ribadire che non è compito dell'ordine fornire i DPI. Ci sono altre istituzioni governative regionali che hanno il dovere di fornire queste mascherine, sia alla classe medica che alla cittadinanza. Gli odontoiatri hanno avuto lo stesso problema rapportato a una popolazione che è sì numericamente inferiore alla classe medica, ai medici, ma che per il lavoro che fa ha un estremo bisogno di DPI, di dispositivi di protezione individuale. Sono dei professionisti che già di per sé nella loro formazione stanno molto attenti in generale, già prima della pandemia, ad mantenere delle misure atte a prevenire le infezioni. Ma è altrettanto evidente che in questo momento ne hanno ancora più bisogno dei medici propriamente detti, dei medici ospedalieri, dei medici libero professionisti e così via. Ma non è compito dell'ordine fornire queste mascherine. Certamente l'ordine si può far carico di distribuirle ai colleghi odontoiatri e lo farà molto volentieri se ci viene rifornito un quantitativo sufficiente. Questa volta abbiamo avuto un quantitativo di 750 mascherine, 10 a testa, abbiamo potuto rifornire solamente 75 colleghi odontoiatri in questa occasione su una popolazione di 1200. Il lockdown è terminato il 4 maggio e ufficialmente è iniziata la fase 2. In realtà, a mio avviso, questa fase è una fase 1 e mezzo, perché in queste settimane, intendo dire oggi stesso, stiamo ancora usufruendo, godendo dei vantaggi del lockdown. La curva epidemiologica di appiattimento e di riduzione dei ricoveri risente del lockdown. Quando arriveremo verso il 22-25 maggio, avremo una situazione che risentirà dell'apertura dei bar, dell'apertura e del ritorno al lavoro, di tutte queste cose qui. Quindi effettivamente intorno a fine mese avremo chiara l'idea di come andrà la curva epidemiologica dopo che sono riprese tante attività lavorative, ludiche, di svaghi e così via, tutte quelle attività che hanno portato i concittadini a uscire di casa e mi auguro mantenendo un certo distanziamento sociale, perché ricordiamo che le cose che hanno abbattuto la curva epidemiologica sono state due: le mascherine e il distanziamento sociale. E attualmente stiamo ancora beneficiando di tutte le misure messe in atto prima del 4 maggio. Ora c'è da considerare che dopo la pandemia la nostra vita cambierà totalmente. Saremo più distanti nei ristoranti, vivremo con la mascherina, avremo un sacco di accortezze che prima non avevamo. Anche la medicina cambierà e sfrutterà, come tutti noi abbiamo scoperto, l'utilizzo delle teleconferenze, dei seminar in web, utilizzerà dei sistemi di monitoraggio e di consulto telematico che permetteranno, da un lato, di abbreviare i tempi, di accorciare i tempi, ma soprattutto permetteranno ai pazienti di non venire in ospedale, quindi evitando di avere più gente per la strada e soprattutto evitando affollamenti e assembramenti in ospedale, perché ricordiamo che il Covid non è scomparso con la fase 1, la fase 2, la fase 3. E quindi quello che noi dovremo fare sarà cercare di tenere i pazienti nelle loro case. Da questo punto di vista, anche a Verona so che sia i colleghi dell'azienda ospedaliera universitaria che i medici di famiglia sono allo studio, stanno studiando dei sistemi per monitorare i pazienti al proprio domicilio e per scambiare dati e informazioni relativi al loro stato di salute. Gli infermieri sono da anni i nostri magnifici compagni di viaggio, in questo viaggio che noi facciamo attorno ai pazienti. Non si pensi più alla figura dell'infermiere come veniva giudicata una volta. Ora l'infermiere è un professionista che ha studiato un corso universitario e laureato, ha una preparazione profonda e ha una preparazione a tutto tondo anche dal punto di vista
umano dal punto di vista empatico, dal punto di vista di avvicinamento al paziente. Alcuni poi sono particolarmente specializzati, si pensi agli infermieri che lavorano nelle anestesie e rianimazioni, nelle unità di terapia intensiva cardiochirurgica, ma anche per fare un esempio a me vicino, nei centri dialisi. Sono infermieri altamente specializzati, con una elevata professionalità, che svolgono il lavoro con passione e con serietà. Ora, nell'attività lavorativa quotidiana, io penso sempre alla collaborazione medico-infermiere come un tandem. E come lei ha ben presente, in un tandem, se i due ciclisti non pedalano alla stessa andatura e non collaborano, la bicicletta non va avanti. Ugualmente noi dobbiamo immaginare così la nostra attività. Noi gli infermieri lavoriamo, pedaliamo e dobbiamo pedalare insieme in questo tandem, in armonia, in accordo, per raggiungere traguardi positivi. Grazie mille, dottore. Noi abbiamo finito.